Signore e signori, buongiorno. Benvenuti alla partita tra la Cipelluno e la Agnese. Queste le formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Raimondo Borghiello di Arezzo. Cipelluno, numero 1 Colonna, 2 Peggi, 3 Dosso, 4 Francaro, 5 Zanella, 6 Sommacal, 7 Mignazzi, 8 Bertagno, 9 Corbanese, 10 Piazza, 11 Rocco. In posizione di mister Paolo Ambroso, numero 12 Mercato, 13 Monza, 14 Tabacchi. 28esima giornata di campionato, a Cibelluno Adriese. Mister Baldi decide di schierare dal primo minuto. Colonna tra i pali. In difesa Peggi, Dosso, Zanella e Sommacal. A centrocampo Bertagno, Mignati e Fracaro. Piazza alle spalle di Rocco e Corbanese. Al decimo colpo di testa di Corbanese, palla però troppo centrale per impensierire Motti. Al tredicesimo grande azione personale di Marangon che supera Sommacal e Zanella, ma la sua conclusione di sinistro è deviata in angolo da Colonna. Al ventiduesimo ancora Marangon pericoloso sulla sinistra, ma Colonna è reattivo ed devia in angolo. Due minuti più tardi, gran tiro di Paganda al limite. Colonna vola sulla sua sinistra e sventa la minaccia. Al 27esimo arriva il gol dell'Adriese. Boscolo con una conclusione dal limite supera Colonna. Al 39esimo contropiede veloce dell'Adriese, Marangon a tu per tu con Colonna si fa ipnotizzare dall'estremo difensore gialloblu che respinge in angolo. Al 42esimo Santi si invola verso la porta difesa da Colonna, ma il suo piattone esce di pochissimo. Al 44esimo arriva il pareggio della Cibelluno, grande giocata di Rocco che sale da due uomini e di sinistro infila il pallone sul palo lontano. Al 45esimo potente punizione di Corbanese dei 25 metri, palla alta di poco sopra la traversa. Arriva la fine del primo tempo, a Cibelluno Adriese 1-1. Inizia la ripresa. Al 55esimo punizione dalla destra di Mignati. Corbanese stoppa di petto in aria e cerca con un tocco di superare il portiere ospite, ma la sua conclusione termina a lato di pochissimo. Al 65esimo Bertagno prova dalla distanza, palla alta sopra la traversa. All'80esimo punizione di Marangon. Colonna si distende sulla sinistra e devia. L'arbitro concede 4 minuti di recupero. Al 94esimo arriva il triplice fischio finale. A Cibelluno Adriese 1-1. Mister Baldi, siamo qui alla fine della partita tra il Belluno e l'Adriese, un 1-1 casalingo. Sei contento della prestazione della tua squadra? Beh, per come si era messa la partita devo dire che è un buon punto contro una buona squadra, la seconda miglior difesa del campionato. Gli avversari hanno dimostrato la loro compattezza e qualità in avanti con Marangon sicuramente, e poi una squadra che comunque quando prende campo sa anche giocare nella tua metà campo. Abbiamo concesso qualche palla gol di troppo e abbiamo rischiato molto nel primo tempo, nonostante stessimo facendo bene, perché stavamo veramente facendo bene. Siamo partiti molto bene all'inizio del primo tempo e dopo qualche nostra ingenuità ci ha fatto un po' perdere di certezze.
Secondo tempo, dai, pensavo che anche coi cambi riuscissimo a essere un po' più efficaci davanti, ma loro hanno confermato di essere solidi, e hanno creato poco anche loro, e quindi è finito in un pareggio che tutto sommato penso sia giusto. È stato più giusto questo pareggio. Torniamo subito in campo, già giovedì contro il Cerlins, che squadra andremo a affrontare? Squadra che ha cambiato allenatore da poco, è una squadra che secondo me ha dei grandi valori, non rispecchiano sicuramente la classifica che hanno, ma si trovano lì e quindi dovranno lottare per il raggiungimento della salvezza. Noi però dobbiamo proseguire perché ci sono ancora 18 punti in palio, può sempre succedere di tutto, quindi ci teniamo partita dopo partita di fare il meglio possibile, di raccogliere il massimo.